Amiche ed amici di newsby.it, benvenuti a questa nuova puntata di Emoticon Opinioni a Confronto. E come direbbe il grande amico e collega Guido Meda, in piedi sul divano, perché abbiamo il piacere e l'onore di avere come ospite un uomo di sport, Antonio Cabrini. Presentarlo quasi mi vergogno, nel senso che tutti lo conosciamo. Grande campione del mondo nel 1982. Ereditò la fascia di capitano, fra l'altro, da un grandissimo giocatore come Gaetano Scirea, e ha una carriera straordinaria dal punto di vista calcistico. Ha giocato per molti anni in una grande squadra che lui sa benissimo, insomma, è una delle bandiere della vecchia Juventus. Io sono interista e ho sempre invidiato il fatto che la Juventus avesse un giocatore come Cabrini, perché è stato non soltanto un grande atleta, ma anche un grande signore in campo e fuori. E lo dico sinceramente, ci siamo conosciuti non molto tempo fa, insieme ad un maestro come Pupi Avati, ti ricorderai, esatto, e in una bellissima serata a Lignano Sabbiadoro, e ho pensato di coinvolgerlo in questa nostra rubrica. Intanto buonasera, grazie, grazie Antonio. Grazie a voi per l'invito. Allora, facciamo finta, io sono il professor Mario Draghi, presidente incaricato, ti chiamo e dico buongiorno capitano, no? Lei vorremmo che facesse il ministro dello sport. Sport, immaginavo. Beh, certo, sai, magari hai la passione per l'agricoltura o altre no, attività. No, però... io sono nato in campagna... ho una grande passione per l'agricoltura, però è meglio occuparsi ministro di sport, allo sport, esatto. Ecco, allora, quale cosa faresti per prima? Cioè, che cosa è che secondo te ha bisogno lo sport italiano per ritornare ad essere quello che è stato per tanti anni nel mondo? Beh, io credo che abbia innanzitutto bisogno di ritrovare quella credibilità che ha perso soprattutto nell'ultimo periodo, ecco. Questo non per colpa del mondo dello sport in generale, ma per tutte quelle decisioni che sono state prese, certe volte decisioni poco chiare, sicuramente che vanno contro il mondo dello sport. Ancora oggi ne stiamo, almeno molte società stanno patendo questo disservizio offerto dal governo per il mondo sportivo in generale, ecco. Quindi questo è secondo il mio punto di vista, è quello che è venuto a mancare di più allo sport in generale, assolutamente un qualcosa di preciso, una chiarezza degli intenti, ecco, che non c'è stata nell'ultimo anno assolutamente, perché ci sono stati degli sport che sono stati praticamente abbandonati, che sono stati veramente tagliati fuori, io credo in maniera anche poco simpatica, e soprattutto abbiamo dovuto assistere abbiamo visto soprattutto delle situazioni, non dico a livello calcistico, però situazioni di tanti sport minori che veramente si sono trovati in grandissima difficoltà. Senti Antonio, tu hai vissuto una stagione nel calcio diversa rispetto a quella di oggi, no? Le differenze mi sembrano veramente tante e sostanziali. Tu una volta in quell'incontro mi dicesti a volte era sufficiente una stretta di mano fra il calciatore e il presidente e la cosa finiva lì, insomma. E continuava un rapporto di lavoro che non era solo di lavoro, ma anche di passione, di appartenenza a un colore, a una maglia, a un cuore, no? Sì. Adesso com'è cambiato quel mondo? È cambiato in maniera radicale, assolutamente un altro mondo e consentimi di dire anche un altro sport, se vogliamo parlare... entrare nel particolare, cioè nel mondo del calcio, ecco, ormai bisogna, nel bene e nel male, bisogna accettare queste differenze che sono state negli ultimi anni, ma dovute al cambiamento anche di un sistema in generale. Ormai
le squadre di calcio, come dicevi tu prima, una volta nelle squadre di calcio bastava dare una stretta di mano, e quella stretta di mano era solitamente data tra l'atleta e il presidente, quindi non c'erano di mezzo procuratori, non c'erano di mezzo tanti personaggi che non facevano incontrare le due figure che ambivano al massimo sia da una parte che dall'altra. E poi le squadre di calcio, e quindi le squadre di calcio erano gestite da due, tre personaggi, ecco, dal presidente, dall'amministratore delegato, dal direttore generale, dal direttore sportivo e dall'allenatore. Erano tre o quattro personaggi che facevano la società, la squadra. E adesso le squadre di calcio sono delle vere e proprie aziende, con vere e proprie uffici importanti. Ti faccio un esempio: la Juventus è formata da 200 persone, ecco, quindi, ma questo è da tenere in considerazione, perché appunto sono cambiate la filosofia calcistica, sono cambiate tantissime cose. Ormai le squadre di calcio sono delle vere e proprie aziende dove si deve tener conto soprattutto di un bilancio annuale, e quindi questo 20 anni fa, 30 anni fa non c'era, oppure c'era ma in maniera molto limitata. Adesso purtroppo bisogna stare a queste regole, perché comunque il mondo del calcio è cresciuto anche sotto questo aspetto in maniera esponenziale. Certo. Allora, negli Stati Uniti, se un ragazzo dimostra delle qualità, allora facciamo un esempio: io sono il rettore di un'importante università e mi dicono che c'è un Antonio Cabrini che gioca bene al calcio e voglio valorizzare la squadra di calcio o basket o football americano o baseball, ovviamente negli Stati Uniti gli sport, o hockey su ghiaccio, e allora gli offro una borsa di studio, la possibilità di frequentare una prestigiosa università e nel contempo di averlo dalle mie parti, no? Che poi potrà, ovviamente, se continuerà nella sua carriera sportiva, potrà diventare un professionista. Allora ovviamente il mondo cambia anche per lui. In Italia questo non solo non succede, ma spesso e volentieri i ragazzi che hanno del talento per lo sport diventano più ignoranti degli altri, vengono abbandonati. Io sono ancora più critico, molte scuole hanno tolto l'ora di educazione fisica. È vero, questo, è vero. E questo ti fa comprendere le problematiche delle scuole in Italia, soprattutto quando si avvicinano al mondo dello sport. Ecco. Quindi questo ti fa capire che non esserci delle palestre all'interno delle scuole, questa è una cosa, cioè, inaccettabile. Certo. Oh, pensa che io sono un po' più vecchio di te, ma quando ero ragazzo si andava al CONI, cioè c'erano i centri CONI. Io ho fatto nuoto e atletica leggera, ma in particolare per tanti anni nuoto. Ma c'erano i giochi della gioventù. C'erano i giochi della gioventù, sono venuti poi dopo. Io ho vinto anche una medaglia di bronzo in salto in lungo. Eravamo in tre, però non ha importanza, è sempre una medaglia. Senti, ti voglio fare questa domanda. Allora, immaginati, 1982, Madrid, finale di Coppa del Mondo, lo stadio con 1000 persone. Impensabile, no? Sì, molto declassante la cosa. Perché quello che adesso, io non so, immagino che tu segui in televisione le partite, eccetera, però a volte hai la sensazione di assistere come se fossero quei trofei estivi, no? Non perché le squadre non si impegnino, anzi abbiamo visto che se le danno di santa ragione e anche oltre, ma il clima stesso, no? Cioè il pubblico, la folla, il tifoso è una parte fondamentale della componente sportiva. Almeno negli sport di squadra, ovviamente. Perché sì. Poi... Assolutamente sì, è fondamentale. Guarda, io diciamo in questo ultimo anno di questo grandissimo problema del Covid, devo dire che il calcio ne ha sofferto molto, ma ne ha sofferto soprattutto il tifoso che purtroppo si deve vedere partire da casa, e non è la stessa cosa
come vedersene dentro uno stadio. E poi se sono un po' campionati, e non vorrei questo dar fastidio a nessuna squadra, chi è prima, chi è ultima, non sto parlando delle posizioni delle squadre attuali, ecco, però sono campionati un po', non dico falsati, però anomali, diversi. Diversi perché, cioè praticamente, l'altro giorno stavo pensando, anzi stavo discutendo con dei miei amici, colleghi, e alla fine si è pensato di dire, ma questo campionato puoi giocarlo in uno stadio solo? Tanto ormai, cioè praticamente, cioè, puoi giocare in uno stadio solo perché comunque la gente non c'è. La partita la vedi in maniera sicuramente diversa, anche se il calciatore è abituato. Se chiedi a un calciatore se c'è differenza, dici no, magari c'è differenza all'inizio, poi ti abitui e quindi puoi giocare anche senza pubblico. Però è il pubblico che non può giocare senza i calciatori, ecco, in questo caso. Quindi il pubblico non c'è. E poi, come abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo, le problematiche del calcio sono tantissime e soprattutto anche molti risultati non sono risultati, io non dico veritieri, perché comunque il risultato finale è sempre quello che conta. Però puoi andare a giocare su un campo che, quando vai a giocare a Napoli, comunque il pubblico faceva la sua parte, era una parte... Come no, certo. Napoli a Roma, insomma, sono degli stadi caldi, come si dice in gergo calcistico. Adesso puoi giocare a Napoli tranquillamente, puoi vincere, e c'erano le squadre, solitamente, meno forti, meno equipaggiate, tra virgolette inferiori, che pativano anche questa situazione del clima acceso e caldo che c'era sugli spalti. Adesso vedi dei risultati che non c'è mai, non puoi dire è favorita questa, favorita quest'altra. No, cioè, nell'ultimo anno, cioè, l'ultima in classifica può vincere tranquillamente contro la prima, perché comunque si gioca su un campo dove non c'è nessuno, dove tu puoi essere bel tranquillo e puoi dare sicuramente qualcosa in più. Ho sentito dire, non so se tu cosa ne pensi dal punto di vista anche tecnico, che chi più ha sofferto di questa situazione sono stati i difensori, e tu sei stato un grandissimo difensore, un terzino, quindi anche se a tutto campo, insomma, no? Cioè, tu hai tirato un calcio di rigore anche una volta. Esatto. No, ne ho tirati tanti, quello l'ho sbagliato. Sì, è vero. No, guarda, non voglio neanche ricordarlo, cioè non voglio darti questo dispiacere, però ho sentito che appunto il difensore sente l'urlo del pubblico, più ancora, adesso senti le urla degli allenatori, fra virgolette, purtroppo, chiuse le virgolette, perché si sentono cose che non si dovrebbero sentire, però detto questo, il difensore sente l'uomo che sta per arrivare magari da dietro, no? Più che l'attaccante, che invece è proiettato solo ed esclusivamente verso la porta avversaria. Può essere questo anche un elemento? Può essere anche questo un elemento che disturba il reparto difensivo, perché comunque solitamente quando c'è il pubblico, quando c'è gli spalti con su il tifoso, è ovattato le voci che si sentono attorno, ecco. In questo caso è come spesso e volentieri l'errore del difensore può essere, non dico coperto dal tifoso, perché comunque se sbagli vieni castigato dall'avversario, dall'attaccante, però in certi casi potrebbe dare meno fastidio al difensore, ecco. Qui invece, come dicevi tu, senti l'allenatore, senti il tuo compagno che ti dice qualcosa, cioè l'errore si evidenzia molto di più in questo caso. Certo. Quindi senti anche meno fischi, magari. Perché a volte il tifoso è spietato, no? Cioè, sì, no. Assolutamente, ma questo è una conseguenza del fatto che dicevo prima, dei certi risultati e di certe prestazioni di certe squadre che vanno su campi che solitamente erano tra virgolette impossibili da vincere,
invece certo. Se la giocano tranquillamente alla pari. Questo certo. È assolutamente normale in questo momento. Nella tua carriera come allenatore hai anche allenato la nazionale femminile. Quest'anno sembra che ci sia stato, ad esempio, è abbastanza frequente vedere in televisione partite del campionato di Serie A con fior di squadre, Juventus, Roma, Fiorentina, sì. Inter, Milan, eccetera. Ecco, secondo te ha delle chance il calcio femminile di diventare più popolare rispetto a quanto sia adesso? Dunque, secondo me il calcio femminile è cresciuto molto, diciamo, negli ultimi due anni, nel momento in cui è entrato a far parte delle squadre professionistiche maschili. Quindi a quel punto le ragazze vivono il mondo del calcio come vere professioniste, anche se non lo sono. Ecco, e questo è il vero ostacolo che devono superare, l'ostacolo che deve superare il calcio femminile. Il fatto che questo ostacolo possa essere superato e che le ragazze diventino come i maschi professionisti. E quello cambierebbe moltissime cose, darebbe ancora un impulso maggiore a tutto il movimento calcistico femminile. No, tra l'altro devo dire che quando ci sono state, se non ricordo male, cos'erano i mondiali, no? Quest'anno. Sì, quest'anno i mondiali sono stati. Beh, insomma, si vedono delle belle giocate, no? Sono certo. Partite comunque molto, molto divertenti, interessanti. E anche che uno pensa, sai, la famosa frase dei vecchi cronisti alla Nicolò Carosio, no? A Gianni Brera, che diceva che ho avuto la fortuna di conoscere e anche di lavorarci, il calcio non è uno sport di signorine. E se le danno di santa ragione, ho visto dei falli che insomma non sono per niente signorine. Esatto, non scherzano, cioè si giocano forte. Sì, si fanno rispettare, è chiaro che io quello che ho sempre, nei cinque anni che ho allenato la Sanremo femminile, ho sempre detto a chi si avvicinava al mondo dello sport, del calcio femminile, dicevo sempre, se venite allo stadio per vedere una partita di calcio femminile giocata come il calcio maschile, lasciate perdere, perché non è quella l'idea. E la differenza che ci può essere tra il calcio maschile e il calcio femminile, cioè sono due sport completamente diversi, come la differenza c'è nella pallavolo maschile e femminile, come c'è nel basket maschile e femminile, quindi due sport completamente diversi, e quindi non pensate di andare a vedere una partita di calcio femminile pensando ai maschi. Questo è l'errore più grosso che si è fatto all'inizio. Beh, in effetti, forse la pallavolo ha le sue, no? Sono più simili, diciamo, perché anche perché sono atlete fisicamente molto forti, alte, forti, potenti, elevazione straordinaria, eccetera. Nel tuo curriculum c'è anche l'avere allenato la nazionale della Siria, che è un paese del quale ci dimentichiamo più o meno tutti i giorni, purtroppo, e che invece vive una situazione terribile da molti anni. Che ricordi hai di quell'esperienza? Beh, io ho fatto 6 mesi in Siria, e devo dire un'esperienza molto, molto positiva, molto bella, perché comunque io ho vissuto per quei 6 mesi a Damasco, è una città meravigliosa, con dei contrasti pazzeschi, incredibili, però è una città veramente bella, vissuta alla grande. E devo dire che la differenza che ho visto, purtroppo subito, è che quando alleni questi tipi di squadre, soprattutto del Medio Oriente, quando chiedi qualcosa in più, solitamente non riesci a ottenere dei grandi risultati, perché loro hanno un modo di pensare, un modo di vedere le cose sempre con il dopo. Loro ti dicono sempre domani, tu pensi che domani sia dopo 24 ore, però domani può essere dopo una settimana, 15 giorni, un mese, qualsiasi cosa tu chiedevi, loro ti dicevano domani, ma loro domani non è una cosa determinante il poter avere subito qualcosa, secondo loro. Ecco, invece il calcio purtroppo è immediato, è uno sport immediato dove devi avere subito qualsiasi
soluzione. Però devo dire che è stata un'esperienza importante e diversa, perché comunque vivi in un mondo completamente diverso che assolutamente non pensavo di trovare, con delle tradizioni, con religioni che hanno molte cose diverse da quella che vivi normalmente, però è stata un'esperienza che mi è piaciuta, ecco, e che ho vissuto volentieri. Tu hai giocato davanti a un gigante come Dino Zoff. Io ho fatto una cena con Dino Zoff straordinaria, nel senso che se ha detto due parole erano tante, però tutti lo rispettavano, no? Anche il cameriere si inchinava perché era il portiere, no? Sì. Poi hai avuto a fianco Gaetano Scirea, che poi ci ha lasciati in quel tragico incidente in Polonia. E poi hai giocato dietro a un fenomeno come Paolo Rossi, che anche lui purtroppo poco fa ci ha lasciati. Come mai siete stati sempre così uniti, amici? La Coppa, lo so, la vittoria, il trionfo, è ovvio, unisce, no? Se non Sì. avessimo vinto quei mondiali, magari non eravamo lì ad aspettarvi all'aeroporto, ad arrivare insieme al presidente Pertini. Però è rimasto qualcosa di particolare in ciascuno di voi, di Sì, quell'esperienza. è rimasto per un semplice motivo, ecco, che ti faccio un piccolo esempio. L'Italia di Argentina 78 sicuramente rispetto a quella del 2 era sicuramente una squadra più forte che si è resa conto di essere forte in un momento delicato e soprattutto in ritardo e quindi ha dovuto soccombere e non è riuscita ad arrivare in finale. Sicuramente è una squadra più forte fisicamente rispetto a quella dell'82. Quella dell'82 è stata una nazionale più cinica, una nazionale però dove non c'era una squadra che in campo e fuori dal campo, era un gruppo. Il gruppo che a quella del 78 è mancato. Quella del 78 era una grande squadra, quella dell'82 era un grande gruppo e solitamente il grande gruppo è quello che sovrasta la grande squadra. E per quello che noi abbiamo vinto il mondiale, perché quello è stato un grande gruppo. Guarda, spesso e volentieri io incontro persone ancora adesso che mi ringraziano perché comunque con la vittoria ha segnato anche la risurrezione di uno stato sociale, di una Repubblica italiana che era in grandissima difficoltà dovuto agli anni 80, dal periodo nero delle Brigate Rosse, eccetera, eccetera. E quindi non sapevamo, con quella vittoria abbiamo dato veramente un grande riscontro a tutto il mondo economico italiano e tutto il mondo. Questo veramente ancora oggi lo riconoscono chi ti ferma per strada, perché dice voi avete cambiato la storia di un paese con quella vittoria. E questo ti fa capire cosa può fare lo sport. Però spesso e volentieri incontro anche delle persone che mi dicono che quella squadra, grandissimi giocatori, poi però ce n'erano 4-5 che non sono mai entrati in campo. Quei 4-5 sono entrati in campo, secondo almeno se tu parli con tutti quelli dell'82, sono stati fondamentali, fondamentali per quella vittoria, perché comunque, no, nonostante non siano mai entrati in campo, erano quelli che fuori davano maggiore spinta a tutto il gruppo che entrava in campo, a tutta la squadra che entrava in campo. E questo è stato fondamentale per tutti quei 40 giorni e ci ha portato a vincere un mondiale per questa conseguenza, per il fatto che c'era un gruppo affiatatissimo e attaccatissimo. Guarda, hai detto una cosa molto bella, anche perché io sono sempre stato convinto da appassionato di calcio e anche tifoso, ma soprattutto da appassionato del bel gioco, che a volte i professionisti più bravi sono quelli che stanno in panchina e che magari entrano ogni tanto, fanno pochi minuti oppure solo in situazioni particolari. Penso ad esempio a certi portieri, no? Quando ti trovi di fronte a un Buffon, a uno Zoff, o a un Donnarumma, o un Handanovic, è difficile riuscire a giocare. Eppure hanno un ruolo, hanno un significato fondamentale proprio per il gruppo. Questo è molto bello. Signor Ministro dello Sport Antonio Cabrini, che cosa farà domani mattina?
Domani mattina? Dunque, domani mattina devo... Non per farmi gli affari tuoi. Ho degli appuntamenti lavorativi. Domani pomeriggio devo andare a firmare un 400 libri, che un libro che sta uscendo mio, edito Grimaldo Feltrinelli, che appunto uscirà in questi giorni fumettato, quindi con un fumetto che parla dei 50 giocatori che secondo me hanno segnato la storia della Juventus fino ad oggi, dove io li racconto chi ha giocato come chi, e naturalmente anche altri giocatori dopo che io ho smesso di giocare, e quindi vado a firmare appunto presso una libreria questi 300 libri. Beh, mi fa piacere che se la dimostrazione ulteriore della tua correttezza e onestà, non me l'avevi detto, e quindi non avevamo deciso di fare quella che è una sacrosanta pubblicità al libro. Ma guarda, è un libro, cioè, te lo faccio vedere così, guarda. Sì, dai. Vabbè. Così è fumettato, nel senso che non è che ci sono fotografie mie, sono tutte, vedi, tutte bozzetti. Sì, molto bello. Senti, dimmi il numero uno a tuo parere, via. Ti faccio una domandaccia. Il numero uno in assoluto? Insomma, tra questi 50 ce ne sarà uno. Questi 50 sicuramente... Ti dico Scirea. Guarda, senti, quando mi hai fatto vedere la copertina ho avuto un momento di sconforto, però ti devo dire la verità, quando si fa il nome di Scirea vengono sempre i brividi, sì, perché era un uomo di una correttezza in campo, fuori, insomma, un po', io devo dire la verità, un po' tutto quel gruppo è stato di quegli anni, aveva quella caratteristica, forse perché avete avuto un grande padre. Avevamo un grande padre, nonno, perché ce l'avevamo come presidente Boniperti, che comunque di calcio ne conosceva a memoria tanto. E Trapattoni che... Il Trap è inimitabile. Esatto. Il Trap è io sono legatissimo, sono innamorato del grande Trap, anche perché a quelli della mia parte ci ha regalato qualcosa di carino, insomma, un record vero e proprio. Però anche Boniperti, uomo di una classe infinita, sì, pensa, esatto, che io ho fatto in tempo addirittura a vederlo, forse negli ultimi scampoli della sua straordinaria carriera, a vederlo giocare, perché la mia prima partita fu a San Siro nel 1958, quindi avevo 5 anni, tu pensa. Erano i tempi, caro Antonio, in cui un bambino di 5 anni con il suo papà poteva andare mano nella mano allo stadio. E se qualcuno si alzava e diceva una parolaccia, gli altri intorno dicevano: siediti, su, pistola, sta zitto. Magari gli davano anche del pirla. Purtroppo oggi non è così, questo è un vero peccato. Amici, ecco, amiche ed amici, siamo arrivati alla fine. Abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere Antonio Cabrini, non soltanto ovviamente campione del mondo, non soltanto un grande giocatore, ma l'avete visto, anche una persona veramente simpatica e con la quale è piacevolissimo conversare. Gli abbiamo fatto anche la pubblicità a questo libro, mi è costato molto, sto scherzando, apprezzo sempre il valore di chi cerca di raccontare in prima persona quelle che sono state le pagine migliori di questo meraviglioso sport. Adesso ti lascio, faccio una telefonata al presidente Draghi. Esatto, io quello che tenevo più di tutto è la telefonata al presidente Draghi, che io per lo sport, insomma, visto che ci sono state delle persone che di sport ne capiva meno, io sono disponibilissimo, ecco. Noi abbiamo avuto in quella funzione persone che non avevano mai nemmeno giocato, ma non voglio dire qualsiasi cosa, sì, non dico a calcio, ma qualsiasi cosa. Qualsiasi sport, esatto. Non erano mai arrivati terzi nel salto in lungo, in tre. Esatto. Esatto. grazie Antonio, un grande abbraccio. E veramente in bocca al lupo anche per la tua attività di
scrittore fumettista a questo punto. Grazie. Buona serata. A presto, ciao a tutti.